Manila, you are the new European all-around champion. We could see the emotion at the end. What does this gold medal mean to you and to do it here in Italy? Sicuramente è un'emozione fortissima aver vinto in Europa, ma soprattutto in Italia, perché ho sentito tanto il calore del pubblico e cioè, si sentiva che c'era tanta gente italiana, e comunque vincere in casa è, penso, un'emozione ancora più forte. How would you describe the competition that you have just done out there? Ho fatto una gara buona. Posso fare ancora un pochino meglio, però non posso dire niente su questa gara perché sono stata brava. Last year at the European Championships you were 12. 12 months on, 1 year on, how come you have become the champion? What has changed in the last year for you? L'anno scorso ho fatto, penso, una delle gare più brutte della mia vita. Sono caduta a praticamente tutti gli attrezzi. Avevo qualche problemino, qualche acciacco, però quello fa parte comunque del gioco, diciamo così, ma cambia che, a parte l'esperienza, l'anno scorso ho fatto una gara brutta e quest'anno l'ho fatta bene. We saw that your teammate Asia D'Amato had an injury. How difficult was that for you and your team, and how difficult was it for you to compose yourself after that? Dopo l'infortunio di Asia, comunque ha creato un attimo di scombussolamento, diciamo, nella squadra, perché c'è stato un attimo di un po' di paura, e perché non, cioè, finché non si sa cosa sia, cioè, siamo un po' preoccupate. Le faccio un grande in bocca al lupo e spero che si rimetta presto, perché è una ragazza forte e determinata.